attenzione per i giovani, perché sono dei mezzi molto belli da usare, però chiaramente possono provocare dei pericoli a se stessi e agli altri, quindi cerchiamo di sensibilizzare la fascia più giovane della popolazione. Bene, adesso facciamo un passo indietro nel passato, andiamo nel 2009, quando qui a capo della questura c'era il dottor D'Angelo, che fu tra i primi a sensibilizzare i comuni per questo problema, scosso da due incidenti mortali proprio che vedevano coinvolti due ciclisti, addirittura stimolando proprio anche a elevare contravvenzioni ai ciclisti scorretti dal punto di vista del codice della strada. Dovremmo averlo collegato con noi. Il dottor D'Angelo, lei è stato uno dei primi a livello italiano su questo tema. Che cosa ricorda? Ma ricordo questo, che io fui colpito, arrivando come questore a Pesaro, dall'alto numero di incidenti che vedevano coinvolti i ciclisti. Quindi decisi di fare una campagna che non era contro i ciclisti, ma a favore dei ciclisti e per la loro sicurezza. Una campagna che, devo dire, non fu immediatamente compresa. Ci furono anche delle organizzazioni di ciclisti che vennero a scampanellare sotto la questura per lamentarsi, perché si sentivano in un certo senso colpevolizzati. In realtà non era così. Io venivo da un'esperienza di polizia stradale e ero reduce da un Giro d'Italia fantastico in cui avevo diretto tutti i servizi di ordine pubblico. Avevo seguito il giro da Palermo a Milano, quello in cui vinse Alberto Contador. Quindi io amo la bicicletta, sono un appassionato di ciclismo, che è forse l'unico sport che adoro. Però vedere questi ciclisti a Pesaro girare contromano anche in curva mi impose il dovere di fare dei servizi e appunto organizzare i servizi con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. Le forze dell'ordine capirono immediatamente, devo dire che una certa parte della politica non capì e si schierò a favore dei ciclisti. Bene, dottor D'Angelo, la ringraziamo per questo spaccato che ha riguardato la sua vita da questore qui a Pesaro. Dottoressa, grazie per essere stata nostra ospite nel nostro...